Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre scendevano dal monte, i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Aspettiamo i profeti, qualcuno che ci indichi la direzione, che ci spieghi cosa dobbiamo fare, che ci mostri una strada che conduce verso Dio. Poi, appena qualche profeta arriva sul serio, ed è difficile riconoscerli, perché raramente si vestono di pelle di cammello, scuotiamo la testa e ne facciamo quello che vogliamo. Sentenziamo: sono eccessivi, esagerati, poco credibili, nascondono qualcosa di losco. E così aspettiamo il prossimo profeta, senza essere riusciti ad accogliere quello che abbiamo davanti. Ci sono i profeti ancora oggi. Dio continua a mandarci molti profeti che ci conducono verso Dio, pieni di difetti come noi, a volte essi stessi inconsapevoli di essere tali, ma ci sono. Accogliamo la parola là come ci giunge, senza porre condizioni a Dio, accettando la sfida della fede che non è mai come ce l'immaginiamo e come vorremmo, sapendo che se non sappiamo riconoscere ed accogliere i profeti, difficilmente saremo in grado di riconoscere il Messia che ancora nasce nei nostri cuori. Facciamo aiutare allora il nostro cuore sia sempre aperto e disponibile a ciò che Dio ci dice, in qualunque modo questo avvenga. Buona e santa giornata, Dio vi benedica.